l'onorevole Moroni ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Grazie Presidente. Premesso che Farmindustria ha stipulato un accordo con Poste Italiane per la consegna domiciliare di farmaci destinati ai pazienti affetti da particolari patologie che devono oggi ritirarli verso le farmacie ospedaliere, l'accordo presenta molteplici profili di rischio per i malati, per i conti pubblici e per l'efficienza del mercato farmaceutico. La consegna domiciliare di farmaci non può infatti essere esposta agli inconvenienti ricorrenti nei servizi di recapito che Poste Italiane gestisce direttamente o affida ad operatori terzi. Un farmaco non può, come un qualsiasi altro pacco, finire non consegnato per assenza del destinatario, smistato in un magazzino decentrato difficilmente raggiungibile, inadatto a conservarlo e infine magari recuperato fuori tempo massimo con possibili rischi di interruzione della terapia. La consegna a domicilio non verrebbe comunque effettuata da operatori sanitari, la privacy dei pazienti non sarebbe salvaguardata, portieri degli stabili, vicini di casa, corrieri e quant'altro potrebbero essere coinvolti dalle procedure di consegna dei prodotti farmaceutici e sarebbero di fatto informati delle condizioni di salute del destinatario. Concludo, se i costi della consegna fossero a carico dei produttori, ciò comporterebbe una illegittima integrazione verticale del mercato dei farmaci. Chiediamo al Ministro se non intenda di intervenire in merito ai profili di questo accordo. Grazie. Grazie a lei, onorevole. Il Ministro della Salute, Teodosio Fazio, ha facoltà di rispondere. Onorevole Moroni, il progetto di consegna domiciliare oggetto del protocollo d'intesa tra Farmindustria e Poste Italiane è un'iniziativa sperimentale ancora in fase di sviluppo che ha l'intenzione di verificare la possibilità per particolari e gravi patologie di evitare ai pazienti colpiti da patologie invalidanti il disagio di doversi recare in ospedale. Per tale servizio le Poste Italiane metterebbero a disposizione una rete di personale dedicato e appositamente addestrato. In linea di principio, onorevole Moroni, l'iniziativa è da condividere per l'utilità del servizio offerto, con particolare riferimento alle persone che sono in condizioni disagiate per infermità permanente o età avanzata. E va vista anche con riguardo a una recente ricerca realizzata da Federfarma e Assofarma nello scorso anno su un carico in collaborazione con il Ministero della Salute, da cui emerge il valore e l'importanza della consegna a domicilio dei farmaci. Ciò premesso, è considerato il prioritario interesse della tutela dei cittadini, ogni considerazione e valutazione sull'utilità del progetto non può prescindere, qui il governo conviene interamente con lei, né pregiudicare ogni necessario idoneo controllo circa la sicurezza della consegna dei medicinali a domicilio. E quindi in questo senso, in linea con le sue richieste, chiederò che siano fornite tutte le necessarie assicurazioni da parte degli operatori del servizio postale, metteremo in essere la necessaria vigilanza del Ministero affinché siano scongiurati i profili di rischio evidenziati dall'onorevole interrogati, ivi incluso quello relativo alle modalità di consegna e alla privacy dei pazienti. Per quanto attiene l'impatto generato dai costi, fermo restando che l'accordo è un atto contrattuale che è intercorso tra Farmindustria e Poste Italiane, quindi non è destinato ad avere impatto sul servizio sanitario nazionale, mi riservo comunque di avviare appena sarà diventato concretamente operativo ogni utile valutazione a riguardo, con l'ausilio naturalmente dei competenti organi tecnici del Ministero. Sulle peculiarità della consegna a domicilio dei farmaci, il Ministro risponde che lo studio è un sistema di recapiti con personale dedicato. Grazie Presidente, ringrazio il Ministro della sua risposta, sono sicura che il Ministero della Sanità vigilerà con attenzione. Però vorrei permettermi di aggiungere alla sua attenzione alcune questioni che lei stesso ha detto. La prima questione è che se si tratta di farmaci che riguardano gravi patologie, a maggior ragione questi dovrebbero essere sottoposti a un meccanismo di vigilanza e di sicurezza e a un monitoraggio molto superiore ad altre tipologie di farmaco. Peraltro, come lei benissimo sa, molti di questi farmaci sono rimborsati dal sistema sanitario nazionale sulla base della valutazione dell'efficacia terapeutica. È evidente che un meccanismo di distribuzione come quello che potrebbero fare le Poste Italiane rende molto più complesso, probabilmente inapplicabile, qualsiasi forma di monitoraggio sull'efficacia di quei farmaci. L'altra questione è la
molti ping pong tra Camera e Senato, la delega al governo per disciplinare delle convenzioni con le farmacie, la possibilità che le farmacie, concludo Presidente, svolgano servizi territoriali fra cui la consegna domiciliare, che certamente molto meglio, più accuratamente, con maggiore sicurezza per i cittadini svolgerebbero le farmacie. Ultima questione, chiudo. Lei dice se non è a carico del sistema sanitario nazionale la distribuzione tramite posta, è a carico dei produttori. E allora c'è un'integrazione verticale del mercato dei farmaci già censurata dalla stessa Corte di Giustizia europea. Grazie. Grazie a lei, onorevole Moroni. Passiamo all'interrogazione numero 3, 1400.